Per la seconda domenica consecutiva sarà la comunità pastorale Beato Giovanni Battista Scalabrini ad ospitare la celebrazione eucaristica della domenica, che verrà trasmessa in diretta alle ore 10 da Espansione TV. A presiedere la Santa Messa nella chiesa di San Bartolomeo, Don Carlo Morelli, collaboratore della comunità pastorale intitolata al vescovo nativo di Fino Mornasco e beatificato nel 1997 da San Giovanni Paolo II. La congregazione dei missionari di San Carlo Borromeo fu fondata dal vescovo Scalabrini nel 1887. Nel 1889, con il mandato a Madre Francesca Saverio Cabrini, nacque il ramo femminile delle missionarie del Sacro Cuore di Gesù. All'interno della chiesa è conservata una reliquia del vescovo Scalabrini, custodita in un altare laterale dedicato al beato, che lì fu parroco per 5 anni. La chiesa è legata anche a un episodio significativo per la città e la diocesi di Como. Nel luogo dove è eretto l'edificio, infatti, correva il confine fra il capoluogo lariano e Milano. La sera del Giovedì Santo, 1529, il crocifisso miracoloso ruppe le catene che impedivano il passaggio della processione. A ricordo di quel fatto, un anello della catena è ancora incastonato nelle colonne esterne della chiesa. Il servizio della liturgia domenicale, trasmessa in TV, verrà assicurato nei mesi di giugno e luglio per riprendere con la solennità di Sant'Abbondio a fine agosto e proseguire nei mesi di settembre e ottobre. Domani la diretta inizierà alle ore 10. Sarà possibile seguirla su Espansione TV e sui canali social dell'emittente. Prossimi appuntamenti con la Santa Messa il 21 e il 28 giugno dalla comunità pastorale di Brunate.